Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con Mondo Dilettanti. È davvero, davvero la puntata delle puntate, anzi è una rivisita perché sono stati già ospiti qui a Mondo Dilettanti durante l'annata, ma quando si viene due volte vuol dire che si è fatto davvero qualcosa di incredibile. Ma prima salutiamo un'altra cosa, un'altra persona incredibile, anzi non cosa, via Alessia Collini. Ciao Alessia. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. E vedo Alessia, sei anche munita di un trofeo, vedo una medaglia. Cos'è Alessia quella? ti vedo messa male, e invece la medaglia avete intravisto i nostri ospiti, perché è la medaglia e la coppa che intravedete dietro, la coppa della Coppa Toscana Promozione, vinta dalle Badesse. E quindi siamo davvero orgogliosi, felici, e congratulazioni a tutte le badesse e al mister Corbucci, che vado subito a salutare. Mister, bentornato. Che bellezza. Che bellezza, Luca Corbucci, perché avete vinto un trofeo importantissimo, perché il calcio è importante in ogni categoria, ma vincere la Coppa Toscana Promozione penso sia davvero una soddisfazione enorme. Sì, poi per come è venuta ancora di più, perché sfido chiunque alla fine del primo tempo a scommettere qualcosa su di noi, quindi ecco, è stata veramente una grossa soddisfazione. E ne parleremo davvero approfonditamente in tutta la puntata, però mister, accanto a te c'è Andrea Pecchi, vado subito a salutarlo. Ciao Andrea. Ciao, buonasera. Sempre accanto al mister, anche se vi punzecchiate sempre, no mister, o Andrea? Sì, lo sprono ogni tanto a fare qualcosa di più, ma è tempo perso. Andrea, è tempo perso o no? Dipende, da metà. Dipende dal punto di vista, perché mister, ci siamo sentiti e mi ha detto un primo tempo difficile per tutta la squadra, ma poi tutta la squadra nel secondo tempo è cominciata ad andare bene, e mi ha detto di Andrea, ha fatto una partita super. Sì, ha fatto delle cose che forse in tutto il campionato non ha mai fatto, quindi ci ha aiutato anche quel tipo di atteggiamento. Ecco, sì, no, è stato un primo tempo, dopo 5 minuti abbiamo preso gol, e su un autogol, su un calcio piazzato, poi al 20° abbiamo preso il secondo, e sinceramente non avevamo fatto malissimo, però ecco, tiri in porta a zero, ecco, e alla fine del primo tempo io ho detto solo, ecco, di essere un po' più coraggiosi e di fare un gol e poi vedere come reagivano loro. Andrea, poi ti porta nel primo tempo, ma chi l'ha fatti zero di tiri è Nico Bruni. Nico Bruni sicuramente zero, perché ci ha guardato dall'alto. Quindi era squalificato in tribuna, ma è presente in trasmissione. Poi purtroppo per lui si era squalificato. Andremo a scovarlo, a parlare anche con lui. Ma vedo che ride e sono contento. Il presidente mi darà la possibilità di presentare prima il super DS Francesco Stazzoni. Ciao Francesco, benvenuto. Buonasera a tutti, benvenuti, grazie. Sono dai te il benvenuto a noi, grazie. Sì, infatti. Ti senti già a casa? Sei portato qualcosa di buono, dai. Grande stazza, sono non contento, qualcosa di più euforico di averti qui in studio, perché quando appari in televisione è sempre segno di qualcosa di grande, no stazza? Sì, è stata bella, dai, è stata una cosa bellissima, grazie a tutta la società, al presidente, giocatori, tutto, staff, tutto quello che c'era, e il pubblico, perché almeno una volta si è divertito, dai, è stata una cosa un po' da cardioprogramma, però dopo il 2-0 del primo tempo e poteva andare peggio, ecco. Senti, ma so di alcune lacrime, delle tue lacrime. Sì, purtroppo hanno messo l'inno di Mameli e forse è stato quello che il primo tempo ci ha messo il freno a mano nel cervello e poi deconcentrato praticamente nelle gambe, e penso questo sia stato. Quindi stazza, sei molto patriottico, quindi. Sì, patriottico, ma insomma è stata una cosa bella, dai. Quindi hai pianto prima della partita, no? Pianto prima e durante, insomma. E dopo. Primo tempo. E prima di sentire le domande che Alessia vuole fare a Stazzoni, voglio prima presentare la punta dell'iceberg, ovviamente, presentissimo Bernie Press. Sono contento per te davvero. Buonasera a tutti, tanto ti ringrazio per averci invitati. È un momento storico per la società, per la nostra società.
E dire che sono felice è poco. Eh sì, ti abbiamo visto anche in un video di alcune persone erano in tribuna, avevo gli occhi dell'Aquila puntati sullo stadio delle due porte, perché è davvero stata una grande partita. Ho visto una tua euforia notevole perché vi giocavate un traguardo importante, ma moralmente era importante, no? Sì, sì, è vero, era una cosa che io ci tenevo così tanto, era dall'inizio che parlavo con il mister e lui ci si intende con uno sguardo e si diceva: la Coppa è alla nostra portata, la Coppa che si può fare, puntiamo sulla Coppa. E poi quando a fine primo tempo stava 2-0 insomma, e gli altri onestamente me ero un po' preoccupato. poi è stato crescendo, una gioia indescrivibile, dai. Davvero indescrivibile, e davvero ne parleremo tanto a questo punto. Lei, ma subito per DS Stazioni c'è qualcosa, perché lo voglio tenere caldo subito. Certo, gli vorrei chiedere se questo è il momento più bello della sua storia, carriera, alle Badesse. Sai, alle Badesse dal 91 ci sono, ho vinto tutto quello che c'era da vincere, mancava la Coppa, sì, che guarda, è stato proprio un fiore all'occhiello. Sì. La ciliegina sulla torta. La ciliegina sulla torta, brava. Hai perso anche tutto, Stazza, perché sì, ci sono stati anche momenti brutti. Sì, sì, ci sono anche momenti brutti, però sono stati più belli e brutti. E quindi, interagendo la domanda di Alessia, è questo il momento più bello o c'è qualcosa di paragonabile? Sì, dai, questo è stato bello perché è una cosa particolare che è andata a coronare un'annata che poteva essere non bella, sicché è stato proprio quello che ci è mancato, insomma, ecco, è quello che è venuto fuori, è stato di troppo bello, ecco. E di che secondo te il merito tuo anche? No, il merito è dei giocatori, dell'allenatore, di tutta la città. Poi qualcosa sarà anche mio, ma insomma, ecco, diciamo che più di tutti è dei ragazzi che ci hanno creduto e dietro, insomma, tutto lo staff, il presidente, tutta la società, ecco perché. È una bella società, ovviamente, quindi tante persone lo fanno per passione, ma per lo sport e per calcio anche a livelli notevoli, basta vedere lo stadio. Andrea, ti chiedo qualcosa sullo Stazza, perché so che il tuo rapporto amore-odio con lo Stazza è reciproco, però quando c'è questa festa, come è stato? Ormai sono 5 anni e siamo insieme di fila, quindi sì, lui conosce me, io conosco lui, di fila sono 5, poi ci sono stati altri 2 o 3 prima. Li dirò anche ora. Però tutto stato, regolare, dai. Però Andrea, sei stato contento di aver regalato qualcosa al presidentissimo Berni, certo, e anche certo, allo Stazza, immagino. Soprattutto questa coppa, perché dopo averla persa 3 anni fa, insomma, ci tenevo particolarmente a vincerla. Andiamo a vederci allora il trailer. Ho preparato qualcosa per montare un po' l'emozione. Devo dire la verità, mentre lo montavo mi emozionavo anch'io, perché insomma non si parla al mondo dei tanti di questa passione infinita e dà delle gioie e dei dolori grossi. Ma andiamo a vedere se ci sono riuscito a trasmettere qualcosa con questo trailer delle Badesse. Andiamo a vedere. Chiedo subito il commento a te, nell'Olimpo, portare le Badesse nell'Olimpo del calcio senese, penso per te abbia un sapore ancora più importante, no? Da allenatore e da ex giocatore delle Badesse. No, io insomma, ecco, ormai sono uno di famiglia, quindi ecco, ci ho giocato prima quando era Monteriggioni, mi sembra 4-5 anni, anzi la mia carriera calcistica in Toscana iniziava proprio qui alle Badesse, quindi ecco,
portarli, come hai scritto te, nell'Olimpo del calcio è dilettantistico, è stata veramente... Poi dal primo anno come allenatore, quindi non è stata una bella soddisfazione. Davvero lo immagino. E Presidente, chiedo anche a te, nella storia del calcio senese questo è indubbio e ne siete onorati. Ci siete già stati, no? Nella storia, però ci risiete tornati. Sì, siamo tornati, onestamente è un onore enorme. Noi siamo ripartiti in punta di piedi e siamo tornati da dove eravamo venuti, insomma, e questo... Ragazzi, è una cosa che non apprezzo. Stazza, davvero un viaggio lungo, perché io mi ricordo in terza categoria quando ripartiste in ritardo mi chiamavi perché non conoscevi i giocatori da terza categoria, perché eri abituato male, no? Dilettanti nazionali, eccellenza, no? Vero, Stazza? Sì, difatti se ho fatto la terza categoria ho non giocatori da terza categoria, insomma. Perché quelli non... Vabbè, insomma, avete fatto prima, dai. Sì, dai. Si è ricominciato, mi ha detto il presidente, mettendo via di per terra, giustamente facendo il passo quanto era lunga la gamba, ecco, ce lo permetteva, e così ci siamo avuti le soddisfazioni e siamo ritornati dove il calcio è conta, insomma. Ma adesso vuoi parlare con qualcuno? Di... Come sempre, ormai stavo parlando. Siamo vicini. Avresti mai pensato, ripartendo dalla terza categoria, di avere questa coppa? Di trovarti con questa coppa in mano? Sinceramente questo è un discorso, una domanda un po' difficile, ma insomma, poi da cosa nasce cosa, insomma, dai. In terza categoria pensavi di essere a vincere la coppa? Per la verità no, ma di ritornare a buoni livelli sì, poi dopo credere nella coppa è stato un bel risultato, dai. È da davvero parte di tutti. E la partita è stata vincente, anche perché poi vinta la coppa, ma parliamo anche di un viaggio che continua, ne parleremo tra poco. Andrea, quando siete andati negli spogliatoi sotto 2-0 dopo un primo tempo brutto e insomma no, come diceva il mister, non giocato male, però 2-0 in finale, che pensavi? Non giocato male, però sicuramente loro hanno avuto il merito di essere più bravi e più preparati fisicamente e atleticamente di noi. Ci hanno un po' messo sotto in quello. La cosa positiva che sentivo dentro era che non potevano reggere 90 minuti in quel modo, quello sicuro. Poi dovevamo essere bravi noi, insomma, a riaprire la partita. Cosa negativa è che c'era già risuccesso nelle ultime partite di campionato di andare sempre sotto dopo pochi minuti e siamo sempre stati bravi a recuperarli. Quindi un po' di speranza c'era, anche perché se non avevi speranza lì era dura. È quello che davvero da che... pensare di rimontare una finale così penso sia stato difficile. Alessia, Andrea, c'hai... Sì, gli vorrei chiedere se si aspettava mai di giocare una partita così importante in uno stadio grimito di persone. Allora, sicuramente l'obiettivo di vincere una coppa c'era dopo appunto averla persa 3 anni fa. Speravo di rigiocarla e di vincerla. Siamo partiti quest'anno con la coppa... Ti allo vicino, Andrea, fermo. Con la coppa non pensandoci... con ossessione, diciamo, abbiamo vinto il girone tranquillamente, poi abbiamo detto anche col mister appunto vediamo quel che viene fuori, comunque non sono tante partite quindi proviamoci, e passo dopo passo insomma ci siamo ritrovati appunto a giocarci questa finale. L'emozione del stadio, no? Gremito, stadio molto bello appunto, come ha detto anche Stazza, l'inno di Mameli, sono cose che ti emozionano, insomma noi abituati a giocare in campi diciamo provinciali, quindi il pubblico scarseggia sempre. Ritrovarsi con, se uno, 600 persone, con uno stadio così pieno è stato sicuramente emozionante. Ascolta, una parola, perché poi abbiamo anche la maglietta, non la vediamo dietro, ma la maglietta del bomber di giornata è Maximiliano Bucciarelli, e dopo avremo una parola per il tuo amico Max, ha fatto 2 gol in finale, tanta roba. Ma guarda, attribuiamogliene anche 3, perché il primo era dubbio, però se l'è meritato, quindi diamogli anche quello. E parole, sicuramente è un ragazzo che si è impegnato molto, è più diciamo dietro le quinte perché fa più gioco sporco. Aiuta più noi sicuramente. Che invece fa quello che raccatta i frutti, 16 gol in campionato. Diciamo di sì, però si meritava questi 3 gol in finale proprio perché ha fatto tutto l'arco della Coppa molto bene. Ha fatto sicuramente la differenza, quindi se l'è strameritato. Davvero, rimarrà il suo nome inciso in quella Coppa, magari aggiungiamocelo dopo. Alessia, per il presso per mister Corbucci hai qualcosa? Al presidente gli vorrei chiedere a chi dedichi questa vittoria? Mi fa emozionare, se devo dire a chi la dedico a mio fratello che
che è scomparso 2 anni fa, che era il presidente della società prima di me, e so quanto ci teneva a tutto questo, e ti dirò che prima della partita sono andato a trovarlo. E fa venire i brividi a me, però, mamma mia. E poi ci sono tornato la mattina dopo a spiegargli come era andata la cosa, e la dedico a lui sicuramente, perché se lo merita, guarda, non ho parole. Davvero, press, guarda, brividi davvero, mister, che te sei, eri molto legato, no, al, a Daniele, quindi tanta... Avevamo un rapporto un po' particolare, ecco, quindi ho guardato al cielo prima della partita e a fine partita ho riguardato in alto, e io poi ho anche, lasciamo perdere, però insomma via, ho anche un altro angelo lassù che mi guardava, quindi avevo un doppio motivo. Un doppio motivo che vale non doppio ma 10-100 volte. Stazza, chiudo con te anche questo argomento, perché è davvero un ricordo vivo, grazie alla famiglia Berni, insomma, questa badessa c'è ancora. Sì, io lo ringrazio anch'io, perché fu lui a portarmi nel 1999 badessa, figurati, 7 giorno, e questa vittoria veramente ne merita tutti gli elogi. Tutti gli elogi, davvero un ricordo indelebile, anche perché era, ricordiamo felicemente, perché era amante, no, di queste trasmissioni, per, non lo diceva sempre, no, di parlare del calcio dilettantissimo, che è quello che conta. Andrea, anche per te era un rapporto speciale, ogni anno sui social lo ricordi. Sì, certo, perché ovviamente se lo merita prima di tutti noi, è stato proprio lui a riportarmi a Badessi, ecco, ripartendo dalla seconda categoria, e quindi... Un bel ricordo, e lo salutiamo e siamo contenti di dedicarglielo con questa coppa qui dietro, è davvero un omaggio importante oltre la coppa stessa. Andrea, un momento in cui hai capito che potevate vincere la coppa, qual è stato? Durante la partita, dopo che mister Corbucci tra prima e secondo tempo vi ha detto qualcosa, quando l'hai capito? Nello spogliatoio sia Luca che Giacomo Callegari, insomma, ci hanno detto di ripartire proprio al contrario come siamo partiti a inizio partita, e alla fine non avevamo niente da perdere, ormai peggio di così non si poteva fare, dovevamo crederci, perché buttare via una finale in questo modo non ci poteva stare, e siamo partiti subito forte, loro sono calati subito, si sono abbassati un po' troppo, e siamo stati bravi noi a sfruttare subito le occasioni e ad accorciare il risultato sul 2-1, e già dal 2-1 da lì, da quel momento lì si è capito che la partita era cambiata, insomma. Mister, prima di passare la parola a Alessia per le domande, mi hai detto, ci siamo sentiti al telefono, hai detto dal primo suo tempo di ripartire dalla 0-0, era questa è stata la tattica giusta, vero? Mi ha dato una mano anche Giacomo, perché no, di ripartire il primo tempo avevamo visto come erano, quindi eravamo arrivati al 45esimo del primo tempo, e di ripartire di, anche perché ecco, come ha detto Andrea, peggio in quel modo non si poteva fare, e quindi ecco, pensare positivo e basta, e poi dare tutto senza avere rimpianti, e così è stato. Insomma, perso il primo tempo 2-0, e ha detto di giocare il secondo tempo come se fosse 0-0, avete vinto 4-0 secondo tempo. Ecco, in mezz'ora non solo abbiamo cambiato una partita, ma come ha scritto oggi, l'ho visto su Facebook un giocatore, un compagno loro, non solo in mezzo l'abbiamo cambiato la partita, ma si è cambiata una stagione, ecco. Sì, proprio così. Alessia, per i nostri ospiti, qualche domanda? Sì, per il mister ti vorrei chiedere se c'è stato un momento in cui hai perso la testa, nel bene o nel male? Mercoledì? Sì, durante... Dopo 5 minuti, quando abbiamo preso gol. Quindi... subito? Poi questo signore qui ci metteva, questo qui accanto a me ci metteva un po' del suo, quindi... Perché che faceva? No, solite, niente, niente. In ogni caso ci rimetto sempre io. Sempre lui. No, ho perso la testa, no, perché ecco, bisogna... Poi c'ho in panchina, mi chiedono tutti di stare calmo, sta calmo, quindi... Perdere la testa sarebbe controproducente, quindi bisogna stare sempre un pochino... Ma calmo. Lo Stazza a tenerti calmo nella panchina? No, lo Stazza è venuto solo una volta in panchina in Coppa. Meno male. A Taverni, sì, con l'asta Taverni, lui e il massaggiatore, e si spruzzavano, no, la roba... Si spruzzavano? La roba dell'altro mondo, quindi... No, ma perché c'era le vespe nella panchina. Spruzzavano, si spruzzavano il ghiaccio, quindi facevano gli scherzi. Roba da pazzi. No. E poi ti lamenti, Stazza, di questi ragazzi che sono un po' troppo forici, eh? No.
È vero? No, no, lo Stazza voleva fare i playoff, no? Dice, come lui fa questa squadra a non fare i playoff? Siamo infatti, direttamente in finale. Sì, ecco. Avete saltato. Alessia, invece per Andrea o per il presidente è qualcosa? No, sempre per il mister. Gli vorrei chiedere una curiosità. Chi è stato secondo te il miglior giocatore della stagione? Se non c'è uno, anche due. Ti specifico della finale. Lo devi fare, dai, la finale. Della finale, vabbè, oltre a Max che ha fatto tanti, lo dicevo sempre, mi faceva vincere la Coppa, quindi non è un segreto. Però ecco, devo dire, Mattia Fineschi, Mercoli, il ragazzino del 98, ha fatto veramente... Se sta una bella emozione per lui il 98. Penso, ma anche per molti, anche per qualche vecchiotto è stata una bella... E chi era emozionato? Ma ora a parte scherzi, no, Andrea, penso, la sentiva in modo particolare, quindi l'ho detto anche fra il primo e il secondo tempo, si sentiva un po' troppo forse responsabilizzato, poi ecco, si è scrollato di rosso un po' di paura e il secondo tempo ha fatto veramente, veramente bene, ma come tutti, dai. Che bello, ragazzi, aver vissuto una finale in questa maniera. Alessia, per altre domande? Per il presidente, sì? Avrei da chiedergli se sta già pensando al prossimo anno. Qui iniziano problemi. Solamente a pensarlo. No, ma intanto andiamo avanti e chiudiamo la manifestazione come meglio possibile. La speranza di fare meglio possibile, dai, non diciamo nient'altro. E poi in qualche modo ci arrangeremo, abbiamo sempre fatto. Sì, Stazza, il prossimo anno davvero è che poi, come non abbiamo detto, però va avanti, no? La finali vanno avanti perché le Badesse poi giocheranno a giugno con le vincenti degli altri playoff degli altri gironi. Quindi 28 maggio, sì. Quindi semifinale e finale per andare ovviamente in eccellenza, anche se Press l'anno scorso le quattro finaliste sono state tutte ripescate. Lo so, per certezza. Sei già preoccupato. No, ma che c'entra? Preoccupato, però felicemente preoccupato. Bisogna vedere quest'anno i posti saranno a disposizione, però insomma, noi ce la giochiamo... Per vincere, non per perdere. Stazza, basta tagliare gli stipendi a Pecchi, Bruni. Infatti, no? No, io penso sia no, una ricetta. Penso l'eccellenza, una società come le Badesse, dai. Io penso si possa fare tranquillamente. Ora, sì. Quello che ne dice il presidente, giustamente, perché lui pensa a tutta l'organizzazione, però io penso a livello calcistico. Intorno al Senese ci vuole una squadra d'eccellenza forte, dai. Io Stazza un'idea ce l'ho per il press giro per la Saga del Pesce, oltre a me quest'anno facciamo venire anche Alessia. Secondo me gli introiti aumenteranno. Se viene Alessia saranno gli introiti. Perlomeno un terzino destro ci si fa a comprarlo. Un terzino uno solo. Un terzino. Alessia, ora Alessia, sei dipende sempre da te, Alessia, vediamo. Grazie. Come io porti il tuo no? Alessia, ma ti vede bene alla Hassa, secondo me alla Hassa. Grazie se mezzo alla Hassa ce ne va poi da lui. Vabbè, questo ne riparleremo, ora siamo un po' lunghi la registrazione, volevo sapere lei per i nostri ospiti, poi facciamo cambio, abbiamo qualcos'altro, no? Ok, allora andiamo in un piccolo break pubblicitario, poi salutiamo i nostri ospiti, saluteremo dopo perché abbiamo un cambio, ora si parla solo con i giocatori, i veri protagonisti, tra virgolette, che in campo non scendono loro, rimanete con noi perché parliamo ancora di questa fantastica storia, coronata con questa coppa qui accanto, a tra poco! Di nuovo insieme a Mondo Dilettanti, abbiamo parlato nella prima parte con lo staff, la dirigenza, ormai un uomo simbolo delle Badesse ovviamente che è Andrea Pecchi, e ora invece abbiamo un cambio d'ospiti e ve le vado subito a presentare partendo dal man of the match, Max Bucciarelli, bentornato. Ciao a tutti. Te già lo sapevi quando ci siamo visti l'altra volta e sareste tornati con un trofeo. Mentre si usciva ti dissi, guarda, se ci rinviti si porta qualcosa. Ora, non so cosa, ma qualcosa ti sei portato alla fine. Qualcosa si è portato e la vediamo. La coppa è partita, però è sempre e cioè, vediamo la medaglia che ha Alessia al collo e avete portato qualcosa di importante. Ma se te lo sentivi, e forse
è bello, no, pensare anche nel calcio che esista questo. Te lo sentivi? Infatti due gol, come diceva Andrea prima, tre ne hai fatti quasi, due e mezzo, dai, due e mezzo, quindi te lo sentivi davvero? Sì, con la partecipazione di Bonechi, perché sul primo gol io ho saltato, poi non sono riuscito a capire se l'ha toccata o no, però me lo sento abbastanza mio perché l'ho voluto fortemente con quella situazione lì. Comunque due e mezzo è corretto. Due e mezzo, però in una finale di Coppa Toscana Promozione te lo saresti mai aspettato? No, assolutamente no, infatti il giorno dopo non riuscivo bene a realizzare quello che avevo fatto io, ma soprattutto tutta la squadra, perché come avete già detto prima, essere sotto di due gol a fine primo tempo in una situazione del genere, cioè non è facile in una partita di campionato, figuriamoci in tutto quel contesto, ecco, quindi... Che carattere, che partita meravigliosa, davvero, non stancherò, mi stancherò mai di dirlo. E sentiamo anche un'analisi tecnico-tattica di chi l'ha vista bene la partita dalla tribuna. Nico Bruni, tanto bentornato. Ciao, grazie dell'invito. Come l'hai vista dalla tribuna? Perché eri squalificato, anzi vorrei sapere quando hai preso l'ammunizione la partita prima, come l'hai presa? No, vabbè, non tocchiamo questo argomento perché il giorno prima il mister, io ho preso l'ammunizione nel girone, sono diffidato, no, tranquillo, diffidato solo Max, al 120esimo ho fatto un fallo inutile, insignificante. Vabbè, Nedved, Nedved è un Real Madrid. Con Real Madrid. Poi quando è uscito il comunicato il mister mi ha chiamato e mi ha detto: la buona news, sei squalificato in finale. Bene, sicché due mesi tragici fino ad arrivare al giorno stesso ancora più tragico, perché non poter essere lì con loro è stato veramente difficile. Però poi dopo da su per prima mezz'ora sempre un picco, è un picco incredibile, però poi dopo è stato forse più bello che esserci, perché da fuori non butti via l'adrenalina, non butti via niente, quindi la vivi forse anche di più, però cioè a fine partita mi hanno emozionato, mi hanno fatto piangere anche a me, come diceva Stazza. Accidenti, però ti capisco, perché se è stata una sofferenza, me lo immagino, prendere quel giallo, anche se lì per lì pensavi fosse niente, colpa del mister, quindi sì, possiamo dirlo. Assolutamente sì, colpa del mister. Colpa del mister. E vado a salutare anche Gigi Guerrera. Ciao Gigi, bentornato anche a te, perché insomma voi siete lo zoccolo duro delle Badesse, avete fatto un grande gruppo, forse si è visto anche in questa finale, una rimonta così non succede spesso. No, non succede spesso, ormai purtroppo è diversi anni che gioco, quindi trovare un gruppo così, ritrovarsi in una situazione come quella appunto del fine primo tempo non è facile, è solo un grande gruppo e soprattutto grandi uomini riescono a uscire fuori da queste situazioni. E noi siamo stati bravi perché ci si è creduto dal primo minuto del secondo tempo di poter ribaltare la partita. E fatto il primo gol, poi è venuto tutto da sé. E questo viene, Gigi, dal gruppo, perché davvero voi quattro, insomma, ho visto anche l'altra volta, siete molto affiatati, immagino con il resto della squadra, fa la differenza questo. Sicuramente, comunque noi quattro, ma ci sono come il capitano Signorini, ma anche tutti i ragazzi giovani che praticamente sono quelli che ci danno la spinta un po' a avere nuove energie, avere nuovi stimoli, insomma, quindi è merito di tutti. Alessia? Io sempre a lui, a Guerrera, vorrei chiedergli, se non sei il mister, di essere il presidente di un gruppo, chi è stato il quid in più per vincere poi questa Coppa? No, ti ripeto, guarda, io penso il merito sia stato proprio veramente di tutti. Quando succedono cose del genere, ma secondo me anche quando le cose non vanno bene, il merito e il demerito è un po' di tutti. Sicuramente noi ragazzi, insieme al mister e allo staff tecnico, siamo quelli che magari più che viviamo la settimana, il giorno, l'allenamento, e quindi abbiamo provato a fare questa impresa, ci siamo riusciti, ma comunque grazie anche alla società che non ci fa mancare niente, al presidente che è sempre lì presente, al direttore, a Stazzoni, a chi ci prepara da mangiare il martedì. Che è troppo presente forse. Sì, no, a volte ci fa qualche parte, insomma, comunque giustamente. E comunque il merito di chi ci fa da mangiare il martedì e mercoledì tutte le sere. Accidenti. Della gente che ci viene a vedere, insomma, quindi il merito è di tutti.
davvero una società unica, lo possiamo dire. Per questo abbiamo anche lo Sport Siena Profili a cura di Marco Ciacci, che ha voluto dire qualcosa anche lui su questa favola che avete reso invece poi reale. Andiamo a vedere lo Sport Siena Profili. Sarebbe banale dire che vincere non è mai facile, come è banale dire che il campionato di promozione è veramente tosto, come è banale dire che quando è un bomber come Pecchi tutto è più facile, ma è anche banale dire che quando ti gira tutto bene è tutto più facile. Certo, tutto vero, ma alla fine conta chi vince, e Badesse ha vinto. Certo, non il campionato che deve ancora terminare, ma ha vinto la Coppa. Una Coppa regionale, forse un lasciapassare per qualcosa di più sostanzioso. E non lo ha fatto nel modo più banale, anzi, lo ha fatto andando sotto 2-0 in finale e riuscendo a rimontare e rovesciare un risultato che, dopo i primi 45 minuti, sembrava già scritto. Ma niente è scritto nel cuore di chi vuole fermamente qualcosa. E il Badesse ha la convinzione che questo era il suo momento. Un momento che passa una volta solo nella vita e che va preso, con le buone o con le cattive. Un momento che se arriva e lo vivi appieno non è mai banale. Ringraziando Marco Ciacci per lo Sport Siena Profili, rido Andrea perché il presidente Berni ha festeggiato come Oronzo Canà. Esatto, festeggiato come lui. Era fantastico, abbiamo visto in fondo una mentre Stazzoni fa dei versi alla regia, entriamo in regia, non so cosa stia facendo, cose veramente pericolose. Alessia, hai qualche domanda per loro, per chi certo. Ce l'hai? Certo, vorrei chiedere a Max di raccontarci un po' le sue emozioni di essere stato appunto il mattatore di una partita così importante. È dura da spiegare perché io non sono abituato, magari Andrea è più abituato di me a fare più di un gol a partita, diciamo, quando ne fanno uno è tanta roba. Mi sembra di aver fatto tanto. Però ciao mister. Salutiamo. Però ecco, come dicevo anche nelle varie scene che abbiamo fatto dopo la vittoria a loro, il momento lo descrivo con una scena sola, quando dopo il 2-2 tutti, ma veramente tutti, allenatore, massaggiatore, squadra, me li sono ritrovati addosso e non sentivo più niente. Cioè, quella forse è la scena che descrive meglio lo stato d'animo di quei momenti lì. Che spettacolo davvero, l'emozione hai trasmesso alla grande e sono veramente d'accordo. Nico, te insomma di partite importanti ne hai giocate tante, anche in categoria superiore, penso fare due gol o tre, due e mezzo insomma come ha fatto Max sia qualcosa di indimenticabile. Oh, glielo ho detto subito appena finita la partita, gli ho detto questa te la ricorderai per sempre. E è stata, per chi non ha potuto vederla, credo sia indescrivibile. Io ne avevo giocate già due di finali, però vincere una finale così non ha prezzo, per me è imparagonabile a qualsiasi altra cosa. Alessia, a Niccolò gli vorrei chiedere qual è stata la magia che vi ha fatto vincere la Coppa secondo te? Allora, io non essendoci in quei momenti lì, cosa è stato detto fra il primo e il secondo tempo, non lo so, però posso dire che a fine primo tempo ero sfiduciatissimo,
e al secondo, terzo minuto mi sono girato verso la campana che era squalificato accanto a me, con su una punizione laterale di Gigi gli ho detto se facciamo gol ora vinciamo, perché si vedeva che era cambiato qualcosa. Quindi questa domanda forse dovresti farla a loro. Io ti posso dire che fino al minuto prima avevo sensazioni positivissime, e questo credo sia perché per lo spogliatoio, per quello che abbiamo creato in questi due anni. È davvero, hai detto bene, però un po' strego anche te, poi quella punizione di Cici è stato il gol lì. No, non è stato il gol, però si vedeva che era cambiato qualcosa. Però se era cambiata l'aria. Alessia, invece per Gigi o per... No, per Sempre Guerra gli vorrei chiedere le emozioni che hai provato alzando quella coppa. L'emozione è stata grande perché forse con le parole non si può spiegare, insomma. Non a viverle, vero si dice? Fatto il primo gol, arrivare a alzare la coppa è stato tutt'uno. È stato tutto un insieme di emozioni che prima il gol Mischia con Max, poi l'ha rifatto lui, poi è capitato a me, l'ho fatto io. Fatto il quarto sul 4-2, io lì ho detto forse è fatta. E lì mancava ancora 5-6 minuti di più il recupero. E poi finita la partita inizia a correre in giro per il campo senza sapere nemmeno quello che fai. Insomma, è stata una bella emozione. Negli ultimi minuti di Gigi forse poteva entrare anche la Juventus. Avete una trance con gli stili addosso e forse l'avreste vinto anche con loro. Sì, sicuramente gli ultimi 5 minuti abbiamo messo più di quello anche che di nostra, sono le nostre qualità, insomma, quindi era dura farci gol alla fine. E ci credo, è stata davvero fantastica, una corsa memorabile, davvero indimenticabile, e immagino viverla cosa possa essere stata. E Max, hai una dedica particolare per questa vittoria? Ma un po' a me stesso, perché egoisticamente perché è giusto. Allora, a parte che 2 anni fa ho perso la semifinale col Maliseti, che andò a vincere poi la Coppa. Pensate che era il Gracciano di mister Bartoli. Vincemmo una bella, sì, mi ricordo, certo. Vincemmo i quarti di finale a Montevarchi, una partita difficilissima, e loro erano già una squadra da categoria superiore, e perdemmo poi la semifinale, quindi una piccola rivincita anche questa. Però a me stesso, perché non ho mai avuto l'occasione di prendermi soddisfazione così, e quindi ora ce l'ho fatta. Quanti gol sei ora stagionali? Stagionali 6, l'anno scorso 7, quindi... E questi che valgono però 20? Valgono forse il doppio, sì. Valgono forse quanto i gol di Nico Bruni, 8-9 tiri in porta? Sì, esatto. Forse 10, no, comprendendo l'allenamento. Come mai la tua linea realizzativa quest'anno non è andata a dovere? No, ormai ho un po' di anni e gioco un po' dietro, sicché non arrivo in zone calde, anche perché... Quando superi il centrocampo c'è Pecchi, Guerrera, Bucciarelli, Fischi, cose che vogliono la palla anche se sono dentro lo spogliatoio e noi gliela diamo. Vendi molto l'idea, ci credo davvero. Però insomma io ti ho visto che mister Comucci ti ha provato anche trequartista, non dire sì, di no. No, in 2 anni ho fatto 2 partite da trequartista e ho fatto 2 gol. Una amichevole, una l'anno scorso, però poi ho sempre giocato davanti alla difesa. Allora secondo me è Pecchi che ti vuole far giocare più dietro. Sì, perché teme il confronto. Andre, controbatti. Ma io lo faccio per lui, perché gli unici tiri in porta che fa, cioè si può dire in porta, perché le spara a destra e a sinistra, quindi lasciamo fare cose a chi dovrebbe più bravo. Dovrebbe ancora un aperitivo, mi sembra. Anche un aperitivo avanza. No, io no. Anche perché l'ultimo gol che ha fatto l'anno scorso è stato un 3-1 per gli altri. Quindi io però mi immagino, Andrea, quando farete comunque tiri in porta, cose del genere, no? Durante gli allenamenti, Guerrera, Pecchi, Bruni, Bucciarelli, immagino. No, è vero. No, in allenamento. Contro pronostico, vedi? In allenamento, Bruni è bravissimo. Ah, in allenamento è giovedì. È il classico giocatore del giovedì, però. Vabbè, dai, ognuno fa la sua parte, dai, lui è a centrocampo. Gigi, te mi sembri quello più serio, più che può essere imparziale. Dici la verità, quando fate queste gare, mi immagino io che più. No, io non partecipo a queste gare. No, perché no? Perché sei più serio, appunto. No, perché sono così, infatti, sì.
No, le lascio a loro, si divertono. Andrea, ma detto però Guerrera non sbaglia mai le scarpe, è vero? No, anche stasera è impeccabile. Ah no, te Max l'avevi detto, sì, prima. Anche stasera da 10. Da 10? Non sbaglio, a 13. Potremmo fare anche Alessia, scarpa migliore, che sono giocato di grossi, di top player. Gigi vince. Tutti i lunedì ce ne abbiamo una. Anch'io, una scarpa anch'io, Alessia. Quindi, anche te, insomma, un po' impegnativa, quella col tacco, quindi andiamo, no, non è buono questo. Alessia, te le domande l'hai esaurito? C'è qualcosa no, a Pecchi gli vorrei chiedere una curiosità, qualche aneddoto della finale, se c'è stato. È vero, qualche aneddoto segreto, prima, dopo, durante, a parte il pianto di stazione, è meraviglioso. Vabbè, un po' di riti ce l'abbiamo tutti noi giocatori. Pensando a 3 anni fa, quando l'ho persa, appunto, con i social, hai visto, pubblichi, non pubblichi. Sì, tre sì, anni sì. fa avevo pubblicato un post pre-partita e poi l'ho persa. Quindi quest'anno dalla semifinale sono passati 2 mesi, non ho pubblicato niente, perché ho voluto evitare tutto. Ora però ho visto te, Bucciarelli, Mariano. Poi ci siamo rifatti, giustamente, dopo si può fare tutto. Dopo vi siete rifatti con gli interessi. Ma prima di andare poi a riparlare i nostri ospiti, a salutare, volevo guardare anche un po' sulla pagina di Sport Siena, perché c'è la scarpa d'oro, se riusciamo a vederla. Eccola qua, la scarpa d'oro 2016-2017, e tra tutte le foto che intravedete c'è anche Pecchi, sempre in bazzica, perché andiamo poi a scorrere la classifica con tutti i quozienti, ormai le conosciamo, tra prima, seconda, terza, terza promozione eccellenza. Carone per ora è primo a 28,8. Andrea Pecchi per ora è quarto, ti ho messo anche una C in più, guarda, Pecchi, sì, per far capire, a 25,6, considerando che in promozione ovviamente valgono di gol, valgono più 1,6, quindi potresti arrivare, insomma, alla vetta. Potrei, diciamo che non ce l'ho fatta in prima categoria con 30 gol, quindi difficile arrivarci adesso. Vabbè, lì magari c'erano valutazioni un po' diverse, quindi vero. Sicuramente sì, parto un po' più svantaggiato perché categoria superiore sicuramente è un po' più difficile, certo, fare più gol, però insomma sono 16 se dovesse, in campionato. Sono 16, se dovessi arrivare sono contento, comunque titoli personali sono comunque importanti, però non dovessi vincere, ho comunque vinto questa coppa che... vale per tutto, insomma. Eh sì, ma più che altro perché te la giochi, no, Andrea, è carino perché con altri compagni, no, giocatori, sì, sì, certo. Vedo a Spada un po' più indietro, comunque Vasseur, Menencini, Carone, Gazziano, insomma, cioè, Nuti, te la giochi, bellissimo, sì, per quella alla sfida, fine, no? Tutti ci conosciamo, quindi è bello, è stimolante. E se fa un paio di gol anche Nico Bruni, magari entra in classifica. Ecco, semmai a questo punto, appunto, sprono Bruni a passarmela ancora di più, perché tanto per lui non contano niente, per me forse qualcosa. Sì. Ai miei compagni di squadra. Sì. Penso sia la stessa. Sì. Vado io? Sì. Gigi, ma un rigorino glielo fa tirare Andrea da qui alla fine. Ah, si è sempre messo questa battaglia, un rigore per uno, mi ricordo. No, non è una battaglia. Sì, d'accordo. D'accordo, dai. Sì, sì, glielo faccio tirare. Io non farei dare più per promesso, registrato davvero. E andando avanti nella pagina invece, perché oltre alla vostra vittoria c'è stata anche quella del San Miniato, perché ha vinto in terza categoria, mi faceva piacere dirlo, ovviamente non è vincere la Coppa Toscana di promozione, però il San Miniato ha vinto la terza categoria e quindi ne siamo davvero contenti, mentre qui abbiamo ancora l'invito, infatti stasera alle 22.45, domani avremo in replica alle 15 su Radio Siena TV, mondo dilettanti, qui ancora delle immagini della festa del San Miniato e poi ovviamente la top 11 di ieri, eccetera. E quindi abbiamo voluto far vedere anche la scarpa d'oro, la pagina di Sport Siena. Max, ora c'è da giocarsi altre finali, peccato c'è da fare un po' di allenamenti un po' pesanti, a vuoto. Alla fine c'è altri 2 mesi, ma... Sono tranquillo perché già dopo questa vittoria ci siamo uniti ancora di più, quindi sarà solo piacevole passare altro tempo insieme. E poi te questa non la sapevi, ma da quando ho rotto il lapis che mi ha regalato inizio anno Stazzoni ho fatto 3 gol, 2 e mezzo in finale. Il lapis? Sì, mi ha detto quest'anno ti serve questo per segnare. Da quando l'ho rotto è andato tutto per il verso giusto, quindi per niente Scaramanti, come giusto. Sì, sì. Sarà sicuramente... È davvero scaramanzie sono la luce del giorno, ovviamente. Nico, volevo chiedere, ma la medaglia Alessia gliela lasciamo oppure ve la riprendete?
Gliela lasciamo, se l'è meritata. Gliela lasciamo. Quindi era di Max, per così. Sì, era di Max. Di muore, devo essere sincera. Gigi, siete, prima di chiudere, se cominciamo ad essere lunghi, siete appagati oppure volete provare a vincere queste due partite? Appagati mai. Noi, ho detto ai ragazzi anche, se ne parlava in queste sere, siamo stati insieme in questi giorni agli allenamenti. Arrivare al 28 bisogna fare in modo che questo periodo lungo farlo durare, almeno ci godiamo la gioia di aver vinto questa Coppa e arrivare con l'entusiasmo che abbiamo ora al 28. Questo è possibile allenandosi bene, facendo più cene possibili, stando sempre insieme, e sono convinto che il 28 maggio sarà dura per quell'altri. E allora Max, chiudo con te dicendo ci ritornerete con qualcosa di speciale ancora di più. Dai, io sono fiducioso. Ancora più di settembre, era settembre, sì. Era settembre-ottobre, perché mi ricordo veniste dopo la partita. Forse ottobre. Perso la Santiciana. Sì, allora ottobre. Eh sì, allora davvero. E quindi dopo questa promessa comincio a ringraziare Gigi Guerrera. Grazie Gigi, e in bocca al lupo anche per la pazienza di lasciare qualche rigore a Picchi. Grazie a voi e Pepi. È registrato Gigi, ormai l'hai detto. Andrea, più che altro i rigori, segnali magari. Perché sicuramente quando uno dice così, poi da ora alla fine del campionato non ci sarà nemmeno un rigore, sicuro. Uno sì, l'ho sbagliato. Con la Fiantigiana l'ho sbagliato. No, l'ho sbagliato a Cortona. Gigi lo sbagliò. E poi si è perso. E Gigi lo sbagliò con la Fiantigiana, sì. Lo facesti dopo. Sì, perché riprese rigore sulla ribattuta. 1-1, è vero, un rigore per uno. Sì. Questa regola è bellissima. Io comunque spezzo una lancia per Nico Bruni e un rigore glielo farei tirare per sbloccarlo. Ti ringrazio della fiducia, con loro è impossibile. Grazie Nico Bruni, grazie Andrea Pecchi, Max Muccarelli, grazie al mattatore della grazie finale. Gio. Grazie davvero. Grazie davvero. Alessia, una puntata, una coppa, una medaglia, hai avuto tutto oggi. Più che mostruosa. Più che mostruosa, bisogna cominciare a pensare a un altro termine, Alessia. Pensaci anche te. Un altro hashtag della puntata. Noi ci pensiamo. Facciamo suggerire a loro, che li vedo parecchio attivi su queste abale. Sentiamo Max, lo vedo davvero. e quindi un saluto ovviamente da Radio Sena TV. Continuate a seguirci, Mondo Dilettanti. E chissà che dopo il 28 maggio ritorneremo qui con questi ragazzi a parlare di un altro pezzo di leggenda. Qui si chiude la puntata dedicata appunto alla finale di Coppa Toscana Promozione, vinta da mister Corbucci e i suoi ragazzi. Davvero complimenti, ancora un pezzo di storia senese. L'appuntamento ogni lunedì, Mondo Dilettanti, 22:45 circa, sempre su Radio Siena TV. Buonasera a tutti.